cimitero cittadino, quella che vedete inquadrata adesso è la tomba ai caduti di Curraggia, e siamo qua per la segnalazione che ci è stata fatta già un paio di volte almeno su l'acqua che si accumula in questo campo che vedete circostante appunto la tomba dei caduti di Curraggia e che poi va a finire, ovviamente nel suo passaggio sotterraneo, in questo tubo qua. Questo tubo qua e va a cadere su queste scale che vedete nella sua parte, nella parte destra, sono piuttosto rovinate. Tra l'altro questa scala ha un'altissima pericolosità perché ha una fortissima pendenza, quindi bisognerebbe procedere molto lentamente, e questo poi quando l'acqua è come è stata in questi giorni o dopo lo scioglimento della neve, piuttosto corposa, quest'acqua ghiacciava anche e quindi diventava pericoloso transitare su queste scale per scendere giù nella parte bassa del cimitero che vedrete inquadrata. Il problema cosa era? Era cercare di drenare quest'acqua e farla defluire in maniera, diciamo così, da evitare che vada a finire su queste scale. Come si può fare? Nella spiegazione che l'assessore Quarenti ci ha dato, ci ha detto che bisognerebbe fare un certo tipo di lavoro, per cui bisogna aspettare in ogni caso l'approvazione del bilancio e si parla del prossimo, di parecchio tempo. Mentre qua un rimedio molto più semplice sarebbe un gomito su questo tubo che poi vada a finire su quest'angolo della scala e vada a scaricare l'acqua nella parte bassa. Costo forse una decina di euro, non di più. Perché non farlo? Ma non mi fermo qua, perché lo stesso problema avviene su questo piazzale di cemento che vedete qua inquadrato, che come si può vedere, nonostante non sia stato fatto da molto tempo, è tutto sgretolato, e su queste altre scale che scendono sulla parte laterale sinistra, che sono completamente o stanno completamente rovinandosi. Vedete, intanto la pendenza che è piuttosto elevata, e poi anche le condizioni, gli scalini, per cui bisogna procedere per scendere con il piede un po' di traverso, perché sono molto 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 piccoli. D'accordo, bisogna vincere questo dislivello e va bene farle così, però renderle almeno più sicure. Il corrimano forse non basta, perché l'acqua, come scarica in quel tubo che abbiamo visto prima, scarica anche, vedete anche delle condizioni del cemento, scarica anche, ecco il tubo inquadrato di poco fa, scarica anche su questo versante delle scale.